Saluto calorosissimo a tutti gli amici del Lucus in Game, ben ritrovati ancora una volta su FIFA 16. Oggi riprendiamo la nostra carriera e ancora una volta ci ritroviamo di fronte ad un bivio. Siamo, ragazzi, costretti oggi a fare risultato pieno contro il Manchester City per questa partita di Coppa Campioni se vogliamo ancora sperare nella qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League. Abbiamo una classifica purtroppo che non ci dà ragione al momento perché siamo a pari punti con Borussia Dortmund, ma il Borussia Dortmund a parità di diciamo scontri diretti vince e quindi passerebbero in questo momento loro se la classifica finisse in questo modo. Quindi noi oggi dobbiamo fare pieno risultato, anche perché il Borussia Dortmund è in casa contro il Gent e quindi è molto probabile che il risultato finale sia di una vittoria scontatissima. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere. Facciamo la nostra formazione anti-Manchester City. Sì, va bene anche la maglia del loro colore, non credo che ci confonderemo. Dobbiamo anche sistemare la squadra oggi. Cambiamo modulo, ci buttiamo su un 4-4-2 a rombolo, voglio provare oggi. Gestione squadra, facciamo la formazione migliore che può scendere in campo. Non Embolo lì, ma mettiamo Correa. Dopodiché Donsa via, entra Emre Can al posto di Donsa, mettiamo qua Suarez anche a centrocampo assieme a Borja Valero, quindi Remy Gabeia, Suarez, ok, così Emre Can lo metterei più dietro visto e considerato che è più alto di tutti, o se no ancora meglio mettere così Emre Can, perfetto. Ivicic dietro le due punte, Correa e Babacar, Avelar, Zoma, no, Van Beek, mettiamo ancora una volta José Murillo, Van Beek lo togliamo, ci portiamo nel caso Cabella, non si sa mai, anche se però ci sarebbe Gilberto, quindi va bene che facciamo riposare Cabella e ci portiamo a questo punto a Embolo. Per il resto direi che siamo a posto, ragazzi, abbiamo tanti diffidati, esattamente 4, Tomovic, Murillo e Suarez, Ilicic, quindi stiamo anche attenti con i cartellini. Ci vediamo in campo, ragazzi. Stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina, Manchester City, serata abbastanza piacevole climaticamente, quindi non ci dovrebbero essere problemi per i piedi fini, possiamo giocarcela alla pari, anche se tecnicamente secondo me anche a livello diciamo di nomi sono molto più avanti loro rispetto a noi. Oggi questa è la classifica, come vedete pari punti ma passano loro, anche per una differenza di meno uno, quindi dovremmo anche tentare di fare, oltre che il colpaccio, di fare anche diversi gol, sia oggi che comunque sia nella partita contro il Genk all'ultima giornata, partita che comunque giocheremo fuori casa, per cui avremo anche da affrontare l'ultima in classifica fuori, in casa propria. Questo è il Kun Aguero, tanti nomi, ve l'ho detto, Kun Aguero, De Bruyne, abbiamo Zapaleta, abbiamo Otamendi, c'è gente veramente di un certo livello in questa squadra. Questa è la nostra formazione, totalmente rinnovata, un 4-4-2 a rombo, come utilizzavo io in Football Manager tanti anni fa con il Milan. Questa è la nostra curva Fiesole, ovviamente carica come al solito. Oggi cercherò un attimino di tagliare il meno possibile perché è una partita molto importante, anche una bella partita da vedere. Toni Kroos, Yaya Touré, insomma, va, Jesus Navas, Sterling. Cioè, ragazzi, stiamo giocando contro un colosso. L'emozione, la sudorazione a 100.000, si parte. Dobbiamo oggi giocare con un atteggiamento propositivo, stare attenti al loro lavoro che fanno sulle fasce, soprattutto perché hanno gente veloce e tecnicamente anche molto forte. Eccolo qua, uno di quelli, Alaba, che è provenienza Juventus. Attenzione al tiro, il tiro, io ho visto la palla in porta all'incrocio dei pali, ragazzi, mamma mia, già subito brivido, mi direbbe il grande Piccinini. Qui sbagliamo totalmente il passaggio, un attimo di distrazione, generalmente da quella parte c'è sempre un giocatore nostro. Borja Valero vede scattare Babacar che gli chiama il pallone, servito Babacar, attenzione alla finta di Babacar, appoggia dietro molto bene, qui lo stesso Babacar che corre, qui c'è addirittura il calcio d'angolo da parte di Otamendi che si stava per fare l'autogol. Lo battiamo corto, riceve Suarez, mette questo pallone. Attenzione che c'è spazio, il tiro, la conclusione, il gol! Il gol, ragazzi, questo è un gran gol. Mamma mia, chi l'ha fatto sto gol?
Io neanche l'ho visto, Zuma, c'è niente proprio di meno che un difensore centrale. Una staffilata meravigliosa. Guardate qui comunque sia c'era. Cioè abbiamo fatto un'azione contro l'area di rigore, quindi non ci ha pensato due volte. Il tiro, la conclusione, Joe Hart a vuoto. Vediamo. Mamma mia, imprendibile. Guardiamolo ancora. Poi tutti questi ragazzi di colore della Fiorentina sembrano tutti quanti babacardi. Siamo passati in vantaggio al nono minuto e questo è un risultato fondamentale. Cerchiamo di mantenerlo, ma stiamo attenti. E questi la partita la cambiano in due secondi. Qui un controllo totalmente errato da parte di Alaba ci favorisce per il fallo laterale. Emre Can per Borja Valero dall'altra parte si sta liberando proprio Danilo Avelar. Attenzione perché potrebbe mettere un pallone insidioso. Lo fa, il colpo di testa, ancora calcio d'angolo. Mamma mia, stiamo facendo soffrire il Man City. Ce la veniamo ancora a prendere, battuta ancora una volta corta. Ci proviamo ancora così. Ancora sempre azione come poco fa. La staffilata di Borja Valero, ma da lunga distanza centrale arriva facile a Joe Hart. E ancora noi in possesso. Qui sbagliato stavolta il passaggio, ne approfittano. Attenzione, Suarez, devi togliergli la palla. Bravo qui, Tomovic esce come un gladiatore. Ancora però è sbagliato il passaggio. Stavolta siamo stati noi a centrocampo a sbagliare, ma recupera benissimo ancora Borja Valero. La riceve ancora lui, sempre per vie centrali. Bello questo passaggio qui. Dall'altra parte c'è ancora spazio. Peccato. Ottimo l'intervento del difensore. De Bruyne. Lo largano per El Kun. El Kun trova spazio. Allarga a sinistra per Toni Kroos. Alaba. Scendono in massa adesso. Ancora se ancora agiscono su quella fascia, non facciamolo andare via. Bravissimo. Ancora ripartiamo. No, meno male che hanno sbagliato. Meno male. Forza. C'è lo spazio per Babacar. Attenzione, potrebbe tirare, ma invece arriva in anticipo. Zavaleta adesso per Jesus Navas, che fa con una volée, si libera dell'avversario. Grande questo passaggio lungo la fascia, guardate qui Sterling, ma arriva come un gladiatore Murillo. Centralmente ancora. Qui però troppo lento, cincischia un po' Correa. Suarez che pressa Sterling, ma c'è adesso spazio. Attenzione perché Sterling è velocissimo, va lungo la linea. Mette questo pallone al centro, attenzione, qui la deviazione dovrebbe arrivare facile a Sportiello, che la dà subito. Possiamo ripartire in contropiede. Qui chiamano 1-2. Si ferma ancora una volta qui. C'è difficoltà a centrocampo, non ci danno lo spazio. E infatti viene fischiato fallo comunque, fallo tattico. Yaya Touré. Andiamo a pressare tutti gli effettivi. Prova a trovare spazio Yaya Touré, appoggia dietro per Alaba che adesso è in una posizione non proprio sua. Qui dovrebbe andare dritta in rimessa dal fondo. Sempre 1-0 al 30° minuto. Fiorentina in vantaggio, la rete di Zouma al nono. Stop elegante da parte di Tomovic che è costretto ad agire per vie centrali. Oggi lo faremo. Il nostro gioco sarà proprio sulle vie centrali. Ma dall'altra parte c'è bellissimo scatto, attenzione, di Correa che entra dentro l'aria, potrebbe mettere al centro un altro pallone, bellissimo per Babacar, il raddoppio di Babacar, c'è da onda, un'azione bellissima, alza la testa qui Correa, il gran 2, anticipa tutti, il gran gol, 2-0, tutto molto bello, gran gol. Mamma mia, brivido felino, come diceva la canzone. Attenti, perché stiamo giocando sempre con dei mostri. Questi in un minuto possono cambiare tutte le sorti della partita. Ma non ci facciamo impolpettare. Siamo in casa, entusiasmo alle stelle, al momento. Guardate che palla campanile data proprio di frustrazione. Il pubblico canta viola le. E ne ha ben donde. Palla così, imbarazzante, lungo la linea di fondo. Sportiello la dà delicatamente, morbidamente, per vie centrali, ancora lateralmente, non sbagliamo. Visto scattare dall'altra parte, nessuno, era palla indirizzata per Babacar, ma non è arrivato assolutamente. Attenzione qui perché
poteva anche scontrarsi con Alaba, Joe Hart, che adesso gliela restituisce comunque, gli restituisce la sfera, qui dovremmo anticipare, bravissimo, attenzione perché è scattato lungo la fascia, lo segue benissimo De Bruyne, il gingerino, allarga, attenzione a Sterling, ha il dribbling facile ma stavolta è indirizzato sempre verso la linea di fondo, non si sa cosa ha fatto Sterling, obiettivamente qualcosa di che non vorremmo mai più rivedere. Sergio Aguero pressa Zoma, però riceve adesso e poi Zuma, non è Zoma, ora Emre Can per Tomovic, ancora riceve il duo, bello questo fraseggio qui, però perdiamo la sfera adesso, ma la recupera Borja Valero, grandissimo qui, attenzione, la palla non era indirizzata per lui, c'è un uomo a terra, viene fermato il gioco, probabilmente Yaya Touré nello scontro con Borja Valero che non gliele manda a dire, lo mette a terra. E qui gli restituiamo la palla sportivamente, Joe Hart addirittura una parata plastica inutile praticamente. Recupera il pallone ancora Kompany per Alaba. Sterling al volo qui. Suarez pressa molto bene, ancora Sergio Aguero. Bella questa palla per Navas. La palla indietro per Sportiello, ma regaliamo un calcio d'angolo qui, ingenui. Passaggio un po' suicida questo. La battuta immediata, dovremmo arrivare di testa, attenzione, grande la risposta, attenzione al tiro immediato, si fa, va a terra il nostro Sportiello, ma grande l'intervento, 2-0 finisce il primo tempo, bellissimo, bellissimo, una gran bella Fiorentina, una gran bella partita, il secondo gol è stato qualcosa di meraviglioso, ma non per la realizzazione, ma per come si è avvenuto, ovviamente, e Borussia Dortmund sta vincendo. Riprendiamo dunque il secondo tempo, 2-0 al Artemio Franchi di Firenze per la Viola, che sta battendo e neutralizzando un Manchester City dai grandi nomi altisonanti. Qui fermato temporaneamente, ma riusciamo a liberare, allora dall'altra parte togliamo un po' di confusione che si stava creando. Bello questa palla ancora per Babacar che ha spazio, agisce, potrebbe essere fermato fallosamente, ma attenzione, mamma mia che l'avevo visto, qui non è fallo, recupera il pallone, attenzione a Babacar, prova il dribbling, serve il compagno vicino ma sbaglia, attenzione qui, perché ci stavamo creando i presupposti per fare male ancora una volta alla City. David Silva, un po' compassata la manovra dei Citizen. Qui il Correa che è alto un metro una banana, sperava di prendere il pallone di testa. Lo lodiamo per il coraggio. Attenzione ancora a Sterling. Ancora con una sua cavalcata, stavolta la palla la tiene in campo. Attenzione perché è entrato Sterling dentro l'area di rigore. Sterling mette appoggio il tiro lì. Grande l'intervento di Sportiello, ma male che la palla era troppo centrale perché stavano per accorciare le distanze e sarebbe stato al 54esimo qualcosa, un incubo. Pulito molto bene qui, ancora Borja Valero per vie centrali, Ilicic appoggia ancora per Babacar, costretto a tornare indietro, bravo Babacar, dall'altra parte serve il compagno Tomovic piazzato meglio indietro, qui è un brutto fallo da parte di Sterling, meriterebbe il cartellino, Tomovic sta dicendo ma hai visto cosa ha fatto al mio piede, esatto, accontentato Murillo, appoggia per Emre Can. Emre Can chiama l'1-2. Tomovic. Dall'altra parte alza la testa. Arriva Borja Valero. Riceve qui male però Avelar. Ancora Borja Valero adesso a fare il vice Avelar della situazione. De Bruyne, brutto questo buco. Ma riusciamo a recuperare molto bene. Ancora Zuma. Indietro per Sportiello che allarga benissimo. Ancora per lo stesso Zuma. Appoggia. Qui Suarez si fa un attimino fregare in altezza. Non gli lasciamo spazi. Zabaleta cross al centro, attenzione qui. Perché ci stavamo per fare l'autogol, l'intervento fortunoso, meno male. In calcio d'angolo esce intanto Aguero, entra Benzema. Esce un mostro, entra un altro mostro. Al momento inconcludente la partita del Manchester City, poca roba. De Bruyne. Eccetto quando noi gli offriamo queste palle così regalate. Proviamo a recuperare adesso. Mette al centro questo pallone insidioso che deve arrivare facile. Sportiello invece con difficoltà la mettiamo in calcio d'angolo.
Bravo Sportiello che chiama a raccolta i difensori, a stare attenti a, questo, a questa battuta, dovrebbe qui arrivare facile. Bravo Sportiello, molto bene. Partiamo con Borca Valero, ma non c'è nessuno, allora... ma qui era stato fermato, ho visto lo scatto proprio di Ilicic. Attenzione Ilicic che ruba un pallone insidiosissimo. Ilicic dall'altra parte, dall'altra parte c'è Correa, ma la palla arriva troppo piano, recupera dunque. Potevamo chiuderla, mettiamo allora adesso qualcuna, qualche altra pedina. Proprio Ilicic è stanchissimo, facciamo entrare il nostro Odegaard. Cambio naturale, esce anche Borca Valero, non rischiamo infortuni. Al suo posto però chi entra? Bernardeschi potrebbe giocare lì. No, vabbè, ma a questo punto no. Dovremmo cambiare il modulo. Allora, facciamo una cosa. Cambiamo il modulo. Ritorniamo con il nostro 4-5-1 predefinito. Sì, dovrebbe essere questo. Esatto. Facciamo il cambio che dobbiamo fare. Facciamo uscire per l'appunto Borca Valero. Al suo posto gli mettiamo da quel lato Bernardeschi. Emre Can e Suarez a centrocampo. Correa adesso un pochettino indietreggiato, fa praticamente l'attaccante esterno, ma a questo punto io lo sostituirei e mettiamo al suo posto Embolo, che può fare tranquillamente quel ruolo. 75esimo minuto, ancora 2-0 per la Viola, stiamo controllando ancora la palla centrale qui. Babacar sempre questo pallone, peccato, la palla troppo grande, troppo lunga per Embolo, che poteva già bucare la porta appena entrato in campo, sarebbe stato veramente un putiferio. Una serie di rimpalli favoriscono l'intervento dell'avversario, qui ancora Jesus Navas, si allunga il pallone, attenzione perché rischia Navas, così infatti è, perché Odegaard è fresco e ha anche energia e tanta voglia di fare, infatti adesso mette in palo laterale, da applausi. Applausi per Odegaard, non per Fibra. Si allunga qua ancora il pallone, stanno facendo una follia, non ci corre, non correre lì, non correre lì. È inutile, la corsa che fanno adesso, attenzione, attenzione. Il passaggio lungo la fascia, potrebbe tirare il tiro, il palo, il colpo di testa, e il gol ed è finita, 3-0. 3-0, putiferio, il putiferio lo sta del tempo fa, il putiferio. Si genuflette per terra dopo aver fatto un tiro, un palo e poi di testa. Ancora lui, ragazzi. Umiliato il Man City. Qui tiro, se l'è pure piazzato, una fucilata che becca proprio il palo, poi di testa per un palo che lo favorisce. Gran gol, ancora una volta. Doppietta lì, c'è da longa da Papacà. 3-0. Partita ormai finita. E questo è un grande risultato, ragazzi, che ci mette con un piede. Ci dà sicuramente fiducia nel morale, in tutto, anche per affrontare nuovamente il campionato con il giusto piglio. Ragazzi, questa è una grande vittoria. Non sto facendo come un pazzo, perché purtroppo non sono solo in casa, non vorrei disturbare parecchio, ma sarebbe in questo momento da sfondare tutto, compreso il televisore. Ancora lungo la fascia Tomovic. Lo scatto, torna indietro Tomovic, tiene il pallone Tomovic. Il tiro, la botta, ancora una volta non la prende, non la trattiene. Ma che cosa stanno combinando? Si stavano suicidando praticamente. 90esimo minuto. Chiamiamolo, chiamiamolo, vieni qui, vieni qui, venite a prendere questo pallone. Qui ancora una finta. Finta di corpo, attenzione qui. Mamma mia se ce ne andavamo con questa palla. Tramortito il Man City, ragazzi, non mi sembra neanche vero, non mi sembra neanche vero. Dall'altra parte ancora Cross, si attende il fischio dell'arbitro che arriva adesso, ragazzi, ed è un trionfo, è stato oggi un trionfo, ragazzi, una grandissima vittoria, esulta il pubblico e adesso sono veramente cacchi amari, perché se la vedrà anche il Man City all'ultima giornata con Borussia Dortmund dovrà necessariamente vincere. Li abbiamo incastrati, era quello che volevamo fare. Borussia comunque sia vince, ma a noi poco interessa. Sulle immagini adesso della classifica di Serie A siamo a 22 punti, ancora ancorati alla zona UEFA, a 3 punti dal primo posto. Affronteremo adesso il Sassuolo in casa, ragazzi. Sassuolo, squadra difficilissima, che al momento è 16esimo, quindi ha anche bisogno di fare punti.
Andiamoci a preparare al meglio. Nel frattempo vi risparmio la lettura di email e cose varie. Come vedete abbiamo un bel po' di lavoro da fare. Io direi che il modulo 442 che ha affrontato, no offensivo ragazzi, a rombo, ok, che ha affrontato il Man City si può anche confermare. Però aspettate un attimino. Sì, confermiamo intanto questo cambio di modulo. Eravamo partiti molto bene con il Man City, quindi mi sta bene. Risolviamo il problema che è relativo alla squalifica ancora di Don Sa. Facciamo entrare Emre Can, che ha fatto molto bene. Don Sa si riaccomoda in panchina. Entra Suarez al suo posto. Vediamo in difesa cosa possiamo fare. Facciamo giocare Van Beek, mi va bene. Farei giocare anche Gilberto e farei riposare Tomovic, che ha fatto una partita splendida. Lì davanti invece Babacar e Correa, ancora una volta confermati. Embolo però ce lo portiamo questa volta al posto di. Ma io proverei ragazzi il duo Muriel Correa oggi, proprio perché mi sento veramente ispirato. Quindi Babacar lo facciamo riposare, quindi Muriel ce lo portiamo e lo facciamo addirittura giocare assieme a Correa, un duo velocissimo. Per il resto direi che ci siamo, possiamo proseguire. Murillo al posto di Odit, no, va bene così. Va bene così ragazzi, ci vediamo in campo. Di nuovo in casa ragazzi, di nuovo campionato, Fiorentina-Sassuolo di scena. Oggi affrontiamo un avversario per me molto ostico, perché in passato lo è stato e lo continua ad essere. Oggi non mi fido assolutamente della classifica, c'è un po' di nebbia, ma ci può stare, siamo nel nord Italia. Pierluigi Pardo, Stefano Nava, assolutamente sti cazzi, sono io che faccio la telecronaca, a parte lo scherzo. Questi sono i titolari della Fiorentina. Vediamo il nostro settaggio 4-4-2 a rombo. Muriel Correa oggi in fase proprio del tutto sperimentale. Ilicic dietro le punte a servirli. Emre Can, Valero e Suarez a centrocampo. Meglio di così non si può. E questo invece è il Sassuolo, che si schiera probabilmente con un giocatore esterno. Esatto, Sansone Berardi, in un 4-3-3 molto offensivo. Potremmo provare a scavalcare la loro difesa nel loro centrocampo. 32 anni contro 23, quindi invertiamo i numeri e totalizziamo l'esperienza di Borca Valero con quella di Berardi. Eccolo qui il capitano. Siamo pronti e si parte. Attenzione a questa partita, importantissima. Diamo seguito a ciò che di buono abbiamo fatto contro il Man City. Oggi tutt'altro incontro, ogni partita, raga, storia a sé. Attaccano proprio, loro faranno del gioco sulle fasce il loro punto di forza. Sono molto veloci. Attenzione qui subito. Mamma mia, bella questa occasione da parte del Sassuolo, subito tutto di prima, da parte di Berardi, la conclusione. Riceve adesso Van Beek, centralmente per Zuma, allarga sulla fascia per Danilo Avelar. Si vede scattare e viene pure servito. Attenzione a Muriel. Muriel entra dentro l'area, attenzione a Muriel, potrebbe tirare il tiro, la parata grandissima e la rovesciata miracolosa, madonna mia, ci stavamo per fare l'Eurogol. Guardate qui ancora la conclusione, bellissima questa conclusione. Qui consigli, graziatissimo, ma grande l'intervento comunque di Muriel, già subito protagonista, co la coppia d'attacco che abbiamo messo oggi. Ora per vie centrali, bello qui. Ancora, molto bello qui. Muriel stavolta però si fa fregare il pallone nel momento in cui stava per effettuare il dribbling. Indietro per Consigli. Pressatissimo Consigli. Messo sotto pressione, allarga però bene per Longhi. Appoggia per Sansone. Sansone indietreggia un po', costretto a dare per via centrale a Missiroli. Un po' compassato adesso il Sassuolo, è così che dovrebbe essere per tutto il resto della partita. Ancora Antei. Allarga per Bersalico. Noi attendiamo, non abbiamo premura. Berardi ritorna sulla sua po. Attenzione qui a Kisba, che fallo che sta ha fatto. Mi pare che non è intervenuto proprio in maniera pulita. Lungo la fascia ancora, chiama il pallone Correa. Attenzione a Correa, qui si fa la finta da solo Correa, infatti finisce in rimessa laterale. Si parte allora ancora qui Sansone. Longhi perde il pallone. Borca Valero appoggia centralmente ma sbaglia. Kisba recupera. Ancora Longhi. Pallone sporco per Longhi, che lo dà adesso ad Antei. Ancora per via centrale. Attenzione perché se rubiamo la palla lì possiamo andare in dritti dritti in porta. Missiroli indietro per Consigli. Non rischiano. Qui un passaggio azzardatissimo. Longhi ancora per Sansone. Sansone per via centrale. Appoggiano. Fanno attenzione a questo bel intervento di Gilberto, pulitissimo.
Fallo laterale. Longhi. Sarà ancora fallo laterale. Ancora laterale per il Sassuolo. Sansone. Sansone si porta però il pallone fuori, ma lo tiene in linea. Attenzione qui. Contrasto ruvido, vigoroso. Lungo la fascia, attenzione perché Borca Valore è scattato. Dall'altra parte c'è Muriel da solo, viene servito. Potrebbe tirare Muriel, tiro anche lui, fa l'azione sua, personale. Ha chiuso troppo tardi, ma bellissima questa azione. Prossima domenica, questo è il turno che ci vedrà impegnati a Genova, al Marassi contro i padroni di casa. I Grifoni. Prima c'è il Sassuolo. Molto bene qui Zuma, peccato però, esce male, attenzione, attenzione qui. Grande l'intervento, molto bene, attenzione. Cerchiamo di pulire, puliamo in maniera ottima, ecco qui, no. Bravissimo, ma fischia fallo per che cosa l'arbitro? Ma mezzo falletto di ostruzione, ci può anche stare. Battuta lunga, Acerbi, Sportiello c'è, da subito al compagno. Ancora lungo la fascia per Ilicic. Si allunga Ilicic, potrebbe darla a Borca Valero così. Attenzione perché è scattato Correa. Riceve adesso il pallone. Correa mette al centro questo bellissimo pallone per Ilicic e ci arriva con la punta. Ma Consigli, bravissimo, ha capito tutto. Bravissimo Consigli in questa uscita. Ancora di testa, siamo noi lì. Bello questo pallone per Correa. Anticipa tutti. Kisba adesso per Adrian. Sansone. Sansone si gira, dà ancora per Berardi. Attenzione perché Berardi c'è il dribbling. Non facciamo questi errori. Non facciamo questi errori. Deve vie centrali. Ilicic ci allarga per Borca Valero che la dà subito a Muriel. Stavolta c'è il cambio delle fasce. Muriel, attenzione a Muriel. Muriel entra dentro l'area, potrebbe tirare la staffilata di Muriel. Grande risposta di Consigli, che è un eroe oggi. L'eroe nazionale di Sassuolo e provincia. Arriva da casa sua praticamente Correa. Bello cross, la palla al centro. Viene sparacchiata lontana. De Frel stoppa elegantemente, pressato. Riesce però a liberarsi dell'avversario, ma non della marcatura, però c'è fallo. 36esimo minuto, ancora 0-0. Partita che ha le sue emozioni, si sta giocando con un ritmo gradevole. Sansone sbaglia. Ancora centralmente. Emre Can potrebbe tirare la botta, ribattuto. Potrebbe recuperare prima che la palla vada in calcio d'angolo, ma che cosa ha fatto? Bravissimo qui. Il difensore elegantissimo, sbilancia con una finta. Prendo il pallone col tacco. Ancora Acerbi. Non hanno molti spazi. Meno male. Questo vuol dire che stiamo facendo bene. Sansone. Sansone. Recupera. Fa fuori l'avversario molto bene qui. Bravo. Ancora Borca Valero. Di punta. Dall'altra parte. 0-0 i primi 45 minuti. Partita molto equilibrata. Dobbiamo fare Juventus-Atalanta intanto a Udinese. Bologna stanno giocando 1-1 e 0-1 e Bologna, grande campionato per adesso. Riprendiamo con gli stessi effettivi. Si riparte. Il presentimento è che ce la possiamo fare. Ancora per vie centrali, molto bene qui, si libera dalla marcatura. Allarga dall'altra parte per Gilberto. Gilberto però tiene troppo il pallone. La guadagna un fallo laterale. Arriva in soccorso Borca Valero. Attenzione a Borca Valero che potrebbe appoggiare per il compagno. Gliela chiama Correa, ma è marcato. Allora l'appoggiamo ancora dietro. Liberiamoci per il tiro. Il tiro arriva adesso, ma la palla viene controllata comunque da Consigli. Ilicic qui sbaglia totalmente la mira. Ancora 0-0. La recuperiamo ancora. Indietro. Dall'altra parte è bellissimo questo passaggio. Si libera dalla marcatura ancora. Devi allargarti. Bravo, bravo, bravo. Attenzione a Muriel. Attenzione a Muriel. Attenzione a Muriel che c'è il dribbling. Viene fermato per un momento. Il tiro di Muriel. Fucilata. Il gol della Viola. Il gol della Viola. Lo realizza Muriel. Primo gol in maglia Viola per lui. Esulta. Non mi risulta che Muriel fosse così nero.
Che bello il gran gol, passiamo in vantaggio, esulta la Fiesole 1-0, rivediamo questo gol, tutta l'azione è tutta sua, solitaria, per un attimo l'avevo persa, ma il gran gol, la fucilata di Muriel alle spalle di un Consigli eroico fino ad allora, ma non può fare nulla con una fucilata del genere. Adesso Muriel è proprio galvanizzato, 1-0 per la Viola. Guardate Muriel dove sta andando a prendersi questo pallone, ci provano, attenzione, ci provano, marcatura stretta, no, attenzione qui, il tiro, la palla ribattuta, deve uscire Sportiello, non esce, ma meno male che hanno sbagliato. Controlliamo, arrivano ancora, bravo Borca Valero con la punta in faro laterale, attenzione perché siamo adesso entrati in una fase calda della partita. Ruba il pallone ancora a Borca Valero, grandissimo eroico. Ilicic dall'altra parte ancora per Muriel, Muriel è solo, potrebbe ancora provarci, la conclusione di Muriel, la parata di istinto con la manona da parte di Consiglio, grande oggi Muriel, uomo del match sicuramente. Qui dovremmo provare a fare il cross, mettere al centro questo pallone ancora per Babacar, attenzione, sparacchiano in faro laterale, bravissimo, eroico Longhi per, attenzione che è pressato da Suarez, Consigli non sbaglia, non facciamoli volare lungo la fascia, diamo, esatto, diamogli il tempo ai nostri di recuperare. Tonie, Suarez pressa, attenzione qui, si è liberato un buco, se c'è un buco, ma che cosa ha fatto Suarez ragazzi, dall'altra parte viene messo a terra Muriel, ma non è nulla di grave, tiene troppo la palla, meno male. Attenzione qui a Berardi, potrebbe provare lo scatto Berardi che era nelle nostre mire quest'estate e c'era una motivazione. Attenzione qui, tiro al volo completamente alto sopra la traversa, abbiamo rischiato, siamo al 71esimo minuto, proveriamo qualche sostituzione, facciamo entrare al posto di Ilicic il nostro Odegaard. Farei anche uscire al momento Suarez e metterei al suo posto. Vabbè, Suarez sta giocando benissimo. Borca Valero pure, io non li toccherei ancora. Va bene, facciamo intanto questa sostituzione. Entra Odegaard, esce Ilicic. Ora 1-0 per noi. Siamo al 72esimo minuto. Danilo Velare chiama all'1-2. Intervento un po' qua brutto. Si allunga però il pallone. Dall'altra parte ci mettiamo in difficoltà da soli ragazzi, non li facciamo queste cose, non c'è però nessuno, esatto, adesso vedo Correa, attenzione, abbiamo perso il pallone, dobbiamo cercare di fare più possesso, ancora Sansone, sempre per vie centrali, qui si libera per un attimo dalla marcatura. Odegaard fermato, troppo lento Odegaard in questo momento. Qui Berardi mette al centro questo pallone. Ma no, abbiamo sbagliato. Meno male che ci è arrivato, meno male, abbiamo sbagliato. Non si fanno queste cose. La battuta qua ancora. Borca Valero dà subito al compagno, molto bene. Attenzione. Scatto di Correa, ma viene però anticipato. Supremazia territoriale oggi. Non diamo gli spazi, siamo all'82esimo ragazzi, partita nel momento clou, tre punti per noi sarebbero fondamentali oggi, attenzione, molto bene, Emre Can, bella la sua prestazione oggi, scatta dall'altra parte Muriel, viene recuperato dal pallone, attenzione qui a Muriel, si fermano, no, Bello, ancora, bravo, il tiro al volo, mamma mia, l'ho vista all'incrocio dei pali, Correa avrebbe fatto cadere tutto lo stadio a terra, guardate qui di quanto è uscita questa palla, bellissima l'azione che ha portato comunque a questa conclusione, ancora qui Correa, attenzione a Correa perché ce l'ha il dribbling e lo prova, ma... Quando siamo lì va bene, pressato qua Adrian da tre persone,
Qui è fallo laterale, ma io ho visto una deviazione per loro comunque. Attenzione, fase calda. Ancora per vie centrali. Mi aspettavo più vie laterali. Sinceramente, attenzione qui. Attenzione qui. Meno male, calcio d'angolo, ragazzi. Momento catartico della partita. Siamo in fase. In una fase caldissima. Mancano 2 minuti, probabilmente con questa azione. Si dovrebbe finire la partita. Attenzione. La palla lunga, lunga, l'ho fatta apposta. Abbiamo fatto apposta, tanto non hanno neanche il portiere lì. Allarga, ecco, rientra adesso Consigli. Si attende solo il fischio dell'arbitro, ragazzi. Che tarda ad arrivare. Che tarda ad arrivare questo fischio. Tarda ad arrivare il fischio dell'arbitro. Attenzione! No, no, no! Meno male che hanno sbagliato, è finita con una vittoria. Meno male, ragazzi. Me la sono vista bruttissima, ragazzi. Ma non so se avete visto, pauroso. Era gol questo. Ad ogni modo, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. La Juventus impatta in casa contro l'Atalanta. Il Bologna continua la sua strada. Molto bene, vince a Udine 1-0. Adesso vediamo com'è la situazione. Dopodiché ci salutiamo. Siamo lì. Siamo a esattamente 2 punti dalla vetta della classifica, terzi in classifica, addirittura il Bologna secondo, niente poco di meno che. Si arresta anche la corsa del Napoli, 24 punti, l'Atalanta 22, Milan e Genoa con 21 punti, la Juventus ragazzi addirittura 5 punti di svantaggio, ma non in classifica, e la Roma ancora una volta sta facendo un campionato al di sotto delle aspettative, anche se però c'è da dire che hanno una partita in meno, quindi dobbiamo vedere un attimino com'è la classifica reale, dopodiché ci lasciamo. Ok, la classifica adesso aggiornata, con addirittura anche un anticipo che si è giocato, che il Milan ha già, hanno giocato diverse partite, comunque sia, là davanti siamo a situazione invariata, Napoli e Lazio al comando con 27, Bologna 26, noi con l'Inter a 25, subito dopo il Milan con una partita in più 24, adesso Genoa a pari punti che affronteremo, Roma 23, Juventus 23, comunque sia, siamo tutte lì fino all'Atalanta, addirittura c'è da fare previsioni una dopo l'altra, quindi non si può sapere mai. Pollice in su se il video vi è piaciuto, ragazzi. Seguite ancora la serie. Mi raccomando, questa Fiorentina è lì. Ancora ci giochiamo il tutto per tutto. Abbiamo battuto anche il Manchester City. Possiamo ancora qualificarci per gli ottavi di finale di Coppa Campioni. Che dirvi? Vi auguro a tutti un felice fine settimana. Ci vediamo alla prossima. Ciao.